salve a tutti. Amici. Qualcuno prima mi ha detto, l'amico Antonio, eri uno di noi. Sono ancora purtroppo in quella grandissima classe di mobilità che oggi viene chiamato tirocinio. Io farei una piccola correzione oggi, non lo chiamerei più lavoro ma precariato, ed è quello che stiamo facendo, ed è quello che la regione purtroppo ci sta costringendo negli ultimi anni, perché il sottoscritto vive questa situazione da 14 anni e faccio continuamente tirocinio, a tal punto che l'altra volta mio padre mi ha fatto: ma tu non te impari mai, perché il tirocinio significa sempre... Allora io ho risposto a mio padre, oggi ha 65 anni, per due mesi non è andato in pensione grazie alla legge Fornero, siamo una famiglia abbastanza, raccogliamo diverse difficoltà che oggi sta vivendo il nostro territorio, quindi mio fratello è anche tirocinante, anzi al comune, e io mi sono ritrovato a fare il bando di giustizia che mi avevano escluso perché purtroppo non ritenevano opportuno che coloro che provenivano da altre esperienze, secondo la regione Calabria, non facesse parte di questi bandi. Sto raccontando questo per arrivare poi a un punto, sia ben chiaro. Ovviamente ho ritrovato, e non vorrei fare il classico Lecchino, per chi mi conosce lo sa, a Gian Vincenzo Petrassi, che ha sostenuto la nostra battaglia, con la Wiltemme, la Guido, ovviamente Calabria, hanno sostenuto la nostra lotta, e dopo qualche mese, non giorno, siamo riusciti a ritornare nell'ottava, settima graduatoria. Perché ne sono uscite 8 là. Sempre è la regione Calabria che ci regala questi piccoli qua, queste sceneggiature. Allora io oggi sono qua non per divisione, non dobbiamo essere elementi di divisione. La rabbia c'è e non veniamo pagati. E la vivo che sono anni ormai, Castagna mi conosce, mi conosco anche gli altri sindacalisti. Sono stato una persona che ho lottato contro il sindacato, perché mi assumevo le mie responsabilità quando pensavo che purtroppo poi, assistendo anch'io alle battaglie che ha fatto Gian Vincenzo, ed è normale che non lo voglio dire Gian Vincenzo perché ci sei davanti, vediamo per fissa pura dentro. Però l'elemento di unione deve essere forte oggi, non dobbiamo essere elementi di divisione, lo dico agli amici che ovviamente ritengono che il sindacato può essere elemento di divisione, non lo è. Io ho avuto le mie esperienze, ho avuto la mia situazione personale, grazie al sindacato ovviamente che mi ha aiutato, e lo devo dire a carattere pubblico, perché guardano anche aspetti personali delle persone, non regalando soldi o posti di lavoro. Non ho mai considerato il sindacato un ufficio di collocamento, qualcuno magari potrebbe pensare che oggi io sono qua per... No, io sono qua per libera scelta e raccontare la mia piccola esperienza. Un'esperienza che in qualche modo racchiude tutti. E allora io concludo, perché ovviamente lo spazio deve essere minimo per dare l'opportunità ovviamente a chi gridava di venire qua ed esporre anche i loro problemi, perché leggendo anche sui network la cosa che mi fa rabbia, io li chiamo i rambi della tastiera, coloro che scrivono e poi quando vengono chiamati a fare le manifestazioni e a rischiare, perché è un rischio, se ne stanno dietro. Allora voglio dire a queste persone, abbiamo idee politiche diverse, politica non è intesa come era arte nobile, adesso oggi purtroppo è incattivita, abbiamo idee diverse, ma qua serve l'unione, l'unico scopo che abbiamo è il lavoro ed è quello che dobbiamo metterci in testa, se siamo uniti forse riusciremo a vedere l'1% del risultato, ma non senza unione. Grazie, buona continuazione. Grazie a Luca, la parola a Romolo Fossa, mi permetterete di presentarlo. Romolo è una persona speciale, che è un elemento storico, diciamo, di difesa, di lavoro politico-sindacale che ha fatto per tanti anni, che continua a fare per il modo di come lui anche si approccia rispetto alla questione del precariato. Oltretutto è una bella penna pure, è una persona speciale. A Romolo quindi la parola per un suo contributo. Poi si prepari Molito. Allora grazie a tutti,
al tavolo della presidenza le belle parole di Roberto a Gian Vincenzo. Io in 3 minuti vedo di potervi sintetizzare 20 anni di lotta. Io ho cominciato nel 1995. Nel 1997, 20 anni fa, incontrammo Treu, il ministro che inventò socialmente utili, e all'epoca gli facevo una domanda: fino a lavori utili fino a quando? Sono passati 20 anni. 9 mesi, un attimo, guardo dei punti così non voglio dimenticarmi nulla. Da anni questi socialmente, riparlo pure quelli della mobilità, perché qua c'è una guerra tra poveri che noi coniamo insieme a tanti vecchi sindacalisti, noi siamo giovani, e adesso la vogliono ripetere, la guerra tra poveri. Mai guerra tra poveri, la guerra la devo fare con chi decide il nostro futuro. Da anni indispensabili, questi socialmente utili sono diventati praticamente indispensabili, perché man mano in questi anni sono andati in pensione, purtroppo qualcuno è deceduto, praticamente in tutti i settori, con tantissima professionalità, questi lavoratori hanno sospinto completamente i dipendenti comunali. Ora, dopo 20 anni, non c'è solo il problema del rapporto di lavoro e del contratto, qua si parla anche di una completa mancanza di contributi. I contributi in 20 anni, molti, se dovessero essere riconosciuti, una buona parte di LSU storici potrebbe andare già in pensione, a prescindere dalla Fornero. Quindi già una buona parte di vecchi socialmente utili potrebbero andare in pensione e sostituire benissimo quelli che adesso hanno preso con la mobilità in deroga. Perfetto. Poi nel 2008 c'è stata una grande stabilizzazione, è stata dovuta a 2 fattori, il contributo nazionale e il contributo regionale. Si deve partire da qui. Senza questi, i sindaci, che a tutti quanti chiamiamo, i sindaci in questi anni hanno risanato i loro bilanci, non hanno pagato un euro di lavoro. Ma la cosa più grave di questi sindaci è che realmente, come diceva poco fa un nostro amico, non hanno mai veramente preso sul serio questa lotta nei confronti della regione, della nazione, perché in effetti, tranne pochi, la maggior parte di questi si è sempre allontanata dalle vere presenze istituzionali. Io mi immagino, per esempio, 155 sindaci della provincia di Cosenza direttamente nella stanza di governatore. Non è l'ultimo governatore che ha tolto, praticamente 155 comuni, immaginatevi in una stanza di un governatore insieme agli altri 4 province. Dico questo perché praticamente noi siamo diventati un'indispensabile presenza. Senza questi lavoratori i comuni dovrebbero chiudere, ma la cosa più grave che io dico è che loro non hanno mai detto, per esempio, diamo dei chiavi, perché veramente senza di questi non andiamo più avanti. Detto questo, un'altra ultima cosa è le normative. Nonostante ci siano i contributi nazionali e regionali, che io vedo per l'unica salvezza, come nel 2008, qua c'è un problema anche di normative. Se non si superano alcune normative, loro, dico, la regione, la prefettura, i comuni, non potranno stabilizzare. Quindi deroghe ad alcune normative che sono ben presenti ai segretari nazionali e regionali. Un'ultima cosa, che ho fatto una sintesi ancora più veloce di quanto volevo, è che qua siamo al 3° anno di contratti socialmente utili, pratiche di pubblica utilità. Siamo già fuori legge, alla fine dell'anno sulla carta la normativa prevede che non può essere più rinnovato, quindi siamo già fuori legge, quindi questi della regione, di Roma, che parlano su carte false, loro mentono sapendo di mentire, ma la cosa più grave è che praticamente sono illegali, come il lavoro nero legalizzato che facevamo e dicevamo tanti anni fa. Un'ultima cosa, noi ce l'abbiamo con i politici, ed è vero. Io rammento uno sciopero del 2007, il 15 agosto, davanti alla villa di Loiero Scarettini, con Boti, qua c'era Sergio Fiorentino, ma tanti altri. Ebbene, è stata una spinta, con anche una parte del sindacato. Io penso che la lotta debba essere unita, ma debba essere convinta insieme. Fino a quando non si hanno risposte, secondo me bisogna fare una presenza 24H davanti a qualcuno che la mattina si alza e va a risolvere il problema. Non ci sono né più prove né più. E bisogna che intervenga l'Europa per un semplice motivo:
perché qualcuno l'ha citato, la scuola, hanno stabilizzato e hanno contrattualizzato 100.000 persone, 70.000 persone, 30.000 persone, qua parliamo di 5.000 persone. Lo sapete perché l'hanno fatto? Perché è intervenuta anche l'Europa, perché ha detto che c'erano carte illegali. Noi siamo pieni di carte illegali, incluso quelli della mobilità in deroga, perché è vergognoso che parlano di attivare, come ha detto il sindaco Giulio, e sono d'accordo con lui, ha fatto bene a chiedere il rinnovo, ma qua c'è gente che sta lavorando da oltre 6 mesi, non è pagata, spende soldi per arrivare al posto di lavoro, come ha detto qualcuno c'è un problema di panini e di pane, ma la cosa più grave è un'altra, che devono ancora essere pagati, se non ricordo male, quelli di luglio 2014, parliamo di 3 anni fa. Allora vi dico solo questo, i politici non è che sono cattivi, sono lontani dai problemi della gente, perché loro sono, non capiscono, perché se, per il problema, guardate, non sono solo loro, sono anche il popolo che li vota e li sta facendo andare avanti da oltre 30 anni. Segue Scarpino. Allora, è inutile che mi presenti. Abbiamo tantissimi interventi, però vediamo un po' come poter fare per gestire questa cosa e completare poi questa nostra assemblea un'ora adeguata. È inutile che mi presenti, perché forse tutta l'assemblea sindacale, singolo, tris, e di tutti i sindacati sono presenti. Quando non mi danno la parola me la prendo. Anche a questo sindacato che singolarmente devo dare atto, difende e riesce negli obiettivi, però mi dispiace, nelle collettività siete molto morbidi. Bravo. Parliamo di unione, ma il 16 Atris, perché siete due e non uno? Dopo me lo dite, non è che non siamo noi uniti, no? E quindi già un patto grave, questo lo considero un altro ennesimo passerello, perché ho fatto quello della CISM. Ho parlato con il governatore, sottoscritto l'ha contrastato, quando diceva, signor Castà, che lui ci avrebbe garantito lo stipendio. Gian Vincenzo si ricorda, chi è andato sull'autostrada? Gian Vincenzo è il primo, chi è andato? Io. E quella della polizia provinciale. Attenzione, prima mi hanno pestato all'ingresso, la cavalca via, sono salito io, quella della provinciale, questo qua va tagliata. E basta. Le lettere mi piacciono, però non mettete i sentimenti, sapete perché? I sentimenti loro, non la posso dire la parola che ci fa, ci vanno pochi sangue, io non sono per la violenza, ma no, questi politici, quando vengono con la lettera, che la potete anche apprezzare io, perché sono umile, loro sai che ci fanno? Non lo dico la parola, però tutti quanti la immaginate. Ma un'altra cosa, i sindaci, no? I sindacati, aiuto i sindaci. Questa è la verità, perché io sono stato uno che mi ha licenziato, poi mi avete difeso. Allora gli altri due comunque, addirittura sostenevano il sindaco. E no, Scarpino lo devo dire, perché qua c'è il signor Scarpino che viene a cassare, che vuol che parla. Io ho fatto una premessa, che sicuramente siete forti, però quando dobbiamo andare all'unione, caro Scarpino, ce ne scappiamo, a cassare, lo sapete voi, sindacati, stanno facendo, come si chiamano quelle cose, assistente al rutto. Hanno preso 3 geometri, 5 mesi, ma davvero perché sono solo operatore, infatti a me dispiace, io ho chiamato quello che mi comia della CIS, ero con un altro amico, e tutti quanti. Allora io quando mi stabilizzato sono un chilometro, c'era un altro, qua altri 3 che stanno lavorando, che sono buono, non lo so come li devo definire. Abbiamo 29 volte, innanzitutto i passerelli devono finire. Cercate di far fare i presidi davanti al comune. Sapete perché? Perché io stamattina ho avuto il coraggio, altri addirittura ci abbiamo la carta, Gian Vincenzo. C'era una carta di buoni pasti, l'hanno messo ieri, sale da pigliare. Sta carta la rosa, quello ci chiude stamattina. Questa è la verità, ragazzi. Quindi l'unione. Dopo un'altra cosa, perché questi li vogliono imbogliare a quello della mobilità, mi dispiace. Ve l'ho detto, io non sono un violento. Però quando prende sempre i mazzi, perché noi non andiamo purtroppo armati come loro. Non andiamo armati come loro. Però viene il tempo che noi ci prendiamo quello che c'è. Quello della mobilità, mi dispiace. Ma non potete andare a lavorare gratis,
sindaco chiude, ha fatto bene, grazie, usufruisce, cioè, è rifatto una scopatina di 10 metri. Per lui è pulito il paese, ma lui sono andato a casa, i bambini, pensi che l'avete tutti qua. Io devo garantire il mangiare ai miei figli, per me non tanto, che tengo 52 anni. E se ci mangiava a ragogliarci, con adesso pure che caccio urtito da quello braccio, ma noi ti ha mangiato. Boh, il 16, vedete come abbiamo pagliato queste cose. Il governatore, perché tante voi le sapete infatti, il governatore della regione Calabria quando ha fatto la CISL, là, io l'ho contrastato su questo passaggio dei soldi dicendo che lui aveva garantito, ho detto caro governatore mi dispiace perché quel giorno eravamo noi sull'autostrada e si è sbloccato con la mille parole, ma è venuto pure che non mi ricordo mai, è rimasto, si è arrossito come al solito, quindi se andiamo sempre per le cose belle, allora abbiamo portato un risultato, capo. Ma perché aspettiamo al 15 di novembre? Dove dobbiamo andare? Cioè tre anni sono passati. Nei tre anni siamo stati invitati. Passi prima con il tuo. Se poi il terzo è passato. Io ho fatto un'altra domanda. Se oggi fosse il 31 dicembre, anche questo è un'altra risposta che loro mi invitano. Se oggi fosse il 31 dicembre, mi dite, cioè, perché io sono la nostra situazione, mi scuso per gli altri, cioè nel senso delle altre leggi, perché sono come socialmente utile, non so per la mobilità. Se fosse il 31 dicembre, dove sono scaduti i famosi tre anni, domani io come, inteso come questa organizzazione lavorativa, dove sono convocato? A oggi nessuno secondo me ci può dare, o no? Ma facciamo come ha detto il governatore, l'hanno fatto una volta perché non dovrebbero farlo. Allora cerchiamo di fare azione forte perché ancora siamo in tempo, perché dopo il 31 dicembre non lo so se siamo più. Scusate, lo scuole, è una cosa della comunità, è un po' di occhi. Grazie, Maurizio.